Sindaco, venga centrale. Prego. Grazie. Faccio giusto uno e lascio mangiare in pace. Grazie. Ma noi abbiamo varato il nostro piano strategico per il diritto all'abitare, come sapete, un documento molto importante con un investimento senza precedenti, ma la verità, e per questo questa iniziativa è molto importante, è che l'Italia da troppo tempo non ha derubricato il tema delle politiche per la casa. Nella Prima Repubblica ci sono stati costantemente piani casa e c'era un ritmo di incremento dell'edilizia residenziale pubblica molto significativo. Con la cosiddetta Seconda Repubblica questo tema è stato archiviato e quindi sono venute a mancare le politiche pubbliche, quindi esiste una grande emergenza nazionale rispetto a quello che è un diritto primario delle persone, e i comuni come Roma stanno facendo moltissimo, ma lo Stato deve fare, il governo deve fare la sua parte, quindi noi chiediamo un grande piano nazionale per la casa, con risorse, investimenti, supporto alle amministrazioni locali e soprattutto un piano che sia poi articolato su tutte le varie dimensioni di questo problema, edilizia residenziale pubblica, residenze per gli studenti universitari, forme innovative anche di abitare legate anche alla vicinanza ai servizi, insomma tantissime attenzione ai senza fissa dimora, ai fragili, come sono tanti poi aspetti di questa questione, social housing, che però su cui oggi lo Stato anzi non solo è assente, ma sono stati fatti dei passi indietro, perché sono stati azzerati il fondo affitti e il fondo per la morosità incolpevole, due strumenti importantissimi che io proprio avevo tra l'altro finanziato, su cui avevo da ministro incrementato i finanziamenti e che oggi non ci sono più.